Purtroppo il progetto tecnico iniziale è fallito, lo dicono i numeri, mi assumo tutte le responsabilità e chiedo scusa alla città. Il presidente Daniele Arrigliano inizia così la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Nello Di Costanzo e del nuovo direttore sportivo del Brindisi Nicola Dionisio. Abbiamo cambiato tutto, dichiara, puntando su gente di esperienza. Il progetto sportivo è stato messo da parte semplicemente perché i promotori e chi aveva proposto questo progetto sportivo come un progetto da calcare in maniera profonda fino alla fine è stato messo da parte nel caso di mister Chianese, invece in maniera molto elegante il direttore Montella e il direttore Visone hanno fatto un passo indietro rassegnando le loro dimissioni. E da oggi parte un nuovo percorso, un percorso con una persona di grande esperienza che speriamo possa innanzitutto tirar fuori il meglio da questo gruppo che ultimamente si era demoralizzato altamente, e poi saremo pronti a intervenire, come ha detto il direttore Dionisio, entro il 5 novembre con dei primi interventi, per poi lavorare per un periodo di tempo di 4-5 partite e aggiornarci poi al 5 dicembre con la riapertura del mercato. Sono consapevole che l'impresa è difficile, ma non mi spaventa questo, quindi lotteremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato per raggiungere l'obiettivo della salvezza, sicuramente con tutte le nostre forze. Mercato in tre step, ha detto. Sì, mercato in tre step. Quindi in questi tre step arriveranno quei calciatori giusti per quello che è praticamente il nostro obiettivo. Riuscirete a portare già qualcosa, qualche giocatore nei prossimi giorni? Il mercato chiude il 5, poi riapre il 3 dicembre? Sicuramente, anzi noi per quella data cercheremo di portare il più possibile. Logicamente, però poi abbiamo anche l'altra finestra di mercato subito dopo i primi di dicembre, e quindi vogliamo fare cose con calma, giuste e fatte bene, quindi piano piano faremo tutto.